Grazie Eccellenza, non volevo neanche intervenire, ma ho sentito alcune assonanze o alcuni esempi di realtà che sono completamente astruse l'una dall'altra, che non si può non intervenire su una cosa che è del tutto evidente. Ho sentito dire che ad esempio ci potrebbe essere il rischio di riciclaggio esattamente come in questo progetto o in tanti altri progetti che richiamano provvedimenti innovativi. Beh, certo che paragonare il rischio di riciclaggio in questo caso con quello delle case da gioco, c'è tutta una letteratura sulle case da gioco, sul riciclaggio all'interno delle case da gioco. Mi sembra quantomeno inopportuno parificare esattamente le due stesse realtà, perché se si vuole andare a incidere ad esempio sul riciclaggio che c'è nelle case da gioco, basta leggere un minimo e avere un minimo di coscienza di quello che si vuole dire, anziché utilizzare il microfono solo per fare degli spot. Basta andare a leggere alcuni argomenti e come le mafie riciclano anche all'interno delle case da gioco. Parificare queste cose è veramente di una disonestà intellettuale e parlare per spot. Si parifica in questo caso una San Marino Innovation, che è una SPA che ha per legge, è stata costituita da questo governo, ha per legge uno stanziamento statale di 330.000 euro stanziati nell'ultima finanziaria. Si paragona quello che deve fare la San Marino Innovation a quello che dovrebbe fare Banca Centrale. Ma siete fuori di testa a fare questi paragoni? Siete fuori di testa? Banca Centrale, con tutti i difetti e pregi che può avere, è un istituto che vigila il sistema bancario. Lo vigila, non può essere un SPA, una partecipata dello Stato che va a regolamentare, allora, a supervisionare, regolamentare, sanzionare, creare regolamenti, fare delle direttive applicative, rileva delle violazioni, monitora e supervisione soggetti emittenti. Questo lo fa un SPA, con un codice operatore, signori? Ma di cosa stiamo parlando? Parificare l'acqua col vino? Voi state mescolando acqua e vino. E questo problema dell'avere enti a partecipazione statali che bypassano le normali regole della vigilanza pubblica si è verificato, si è esplicitato anche nella Public Netco, mi pare di capire. E allora di cosa stiamo parlando? Si vogliono utilizzare le regole che regolamentano tutta una strumentazione, tutta una normativa che soggiace alle regole dello Stato, facendo una partecipazione statale ad un ente privato. Ce ne sono tante di enti privati ormai, di SPA, enti ricollocati come le Poste ad esempio, ma come la Public Netco, dove si ingenera il mondo per bypassare semplicemente i controlli della vigilanza, della Commissione della Vigilanza Pubblica. Ma chi fa questi accostamenti molto arditi credo che debba quantomeno essere onesto intellettualmente nel capire in che realtà siamo. La realtà, insomma, se non sbaglio, questo decreto è stato presentato non a San Marino, ma a Milano, se non sbaglio, potrei sbagliarmi. Se non sbaglio, questo è stato detto che è un decreto all'avanguardia. A me già la parola avanguardia, per definizione, mi dà fastidio. Mi dà fastidio tutto ciò che è riconducibile all'avanguardia per vecchi retaggi miei culturali e anti qualcosa. Ma ci infiliamo in un settore che è problematico non tanto per lo sviluppo, quanto appunto per il rischio di riciclaggio, o quantomeno per non avere la sicurezza normativa che possa andare poi a mettere i controlli. Anche qua, i controlli ex post piuttosto che ex ante. È questa davvero la velocizzazione che gli imprenditori in generale vanno a ricercare in una terra? Ma io credo di no, perché poi se succedono veramente delle questioni, noi intanto abbiamo rilasciato comunque qualsiasi cosa, nel momento in cui ci accorgiamo che qualcos'altro invece non era normato per bene, non era stato verificato, ci ritroviamo nella situazione paradossale di rimetterci dentro. Poi voglio dire, fossimo, no? Qualcuno qua dice è stata colpa della vecchia politica non fare i controlli. Mi pare che in questi giorni San Marino sia attenzionata anche da trasmissioni televisive proprio per una questione avvenuta pochi giorni fa. Quindi non è una questione di essere culturalmente superiori o all'avanguardia, come dite voi, di chi invece c'era prima. Qui il problema
Sostanzialmente, che non ci sono più soldi, state cercando delle normative attraverso dei decreti delegati. Perché dei decreti delegati? Perché l'avete messo voi in finanza, in finanziaria, nella finanziaria. L'avete messo voi. Era più logico, e condivido assolutamente il concetto che ha esplicitato il collega Marco Gatti, che questo fosse un progetto di legge, di sistema. E invece qua si velocizza, qua si vuole ragionare per spot. Si vogliono dare, ribadisco, a un ente, a un codice operatore economico, o a un ente a partecipazione statale, ma che delle partecipazioni statali ha i sovvenzionamenti. Dall'altra parte ha tutti i vantaggi, come ripeto, la public netco, sempre di questo segretario di Stato. Si danno dei poteri assurdi. Allora, veramente, piuttosto che mettere in sicurezza quei punti di controllo, quelle strutture che già ci sono, per poter anche interagire con loro e lavorare con loro, piuttosto che invece confrontarle su un qualcosa che non può esistere per definizione. Una cosa del genere non può essere il vigilante. Non può essere il vigilante in questo paese, che di vigilanti non ha più nessuno. Non può essere il vigilante, caro segretario. Non può vigilare un'intelligenza. L'avete deciso voi la costituzione di una cosa del genere. Allora, un ente a partecipazione statale, 330.000 euro stanziati in finanziaria, non può supervisionare, non può creare regolamenti, non può sanzionare, non può rilevare le violazioni, non può monitorare o supervisionare tutti i soggetti emittenti dei token. Non lo può fare lui per definizione. Ma qui si incomincia veramente a incastrare una dicotomia tra chi deve fare cosa e chi deve controllare. E questo è devastante per il sistema. È devastante, come esattamente nella stessa maniera in cui qualcuno viene qua e dice che il rischio di riciclaggio è esattamente come quello delle case da gioco. Sono robe assurde da dire al microfono. Sono cose assurde. Parificare il vino con l'acqua non esiste proprio. Quindi, al di là di tutto, ribadisco, si possono fare, i miei colleghi giustamente, abbiamo letto i decreti, cioè, l'idea non è malvagia, l'idea non è male. Il problema culturale sammarinese, il culturale della politica sammarinese, è che si vanno ad arrogare delle cose su un'entità che non può averle. E soprattutto fare lo spot su qualcosa di innovativo nel momento in cui all'interno del decreto ci sono delle forti dicotomie su chi invece dovrà vigilare e su come questa a livello economico-finanziario dovrà, San Marino si andrà a collocare in un sistema in cui c'è una lotta spietata ai paradisi fiscali e a tutto quello che è riciclaggio di denaro, tutto quello che è riciclaggio di denaro, che sia di qualsiasi provenienza. E beh, certo che fa drizzare le orecchie, certo che le fa drizzare. Però sinceramente, dare questi poteri a qualcosa che avete voluto costruire voi, gli avete dato le gambe voi, perché a voi il parco scientifico e tecnologico non vi è mai andato bene. Io lo ricordo, ero qua nella scorsa legislatura, mai, mai. Gli avete voluto dare una definizione, assolutamente condivido che è una definizione politica, con innesti di persone provenienti dalla politica, e questo è il vostro modus operandi di operare in questi 2 anni e mezzo. Poi che sia alla fine, caro Podeschi, la legislatura, o che si facciano gli interventi, il processo alle intenzioni, beh, caro Podeschi, il processo alle intenzioni non servono, basta guardare evidentemente il suo modo di operare, fare il congressista, quindi andare contro tutte le classi, ad esempio, di maestri, di coloro che con questi decreti, sempre poi attraverso decreti, hanno ingenerato delle tensioni a livello sociale. Poi voglio dire, ripeto, da chi si prende la briga di fare dei lavori di ristrutturazione all'interno della propria segreteria di Stato, con ogni probabilità assolutamente inopportuni, credo proprio che il processo alle intenzioni di questo governo, per come operi, parli strutturalmente, normativamente parlando, proprio l'operato di questo governo in 2 anni e mezzo.